porta. Lettera dal fronte, Modena City Ramblers. Questo è il primo brano musicale, la prima scelta di Sasha Naspini, che è al telefono. Buongiorno Sasha. Bentornato. Ciao, buongiorno. Ciao. Oh, senti com'è bello sveglio da più tempo del solito. Liberiamo Sasha Naspini dallo gioco di letture metropolitane. No, quindi. Ok. Dalle 5 e mezzo, certo, gli occhi. Allora, lettera dal fronte. Questo brano, stavo leggendo il testo, e in effetti è estremamente vicino alla storia che racconti in Villa del Seminario, per più di una motivazione. Però intanto voglio sapere perché l'hai scelto. Beh, sicuramente l'ambientazione porta là dentro, porta nella storia di Villa del Seminario. Poi c'è questo riferimento alle lettere che mi spedisci, esatto, che è un passaggio del protagonista, mm-hmm, che cerca di dialogare con una persona che si è appunto arruolata con le bande partigiane. Esatto. La storia è una storia molto particolare, innanzitutto perché è una storia vera, nel senso, cioè prende spunto da una storia vera, poi tu come sempre evochi una serie di personaggi all'interno di un contesto reale, personaggi che vengono dalla tua mente e da un certo punto di vista anche da un precedente romanzo che è Le case del malcontento, e li metti ad abitare all'interno di questo contesto storico reale. Intanto voglio sapere quando hai conosciuto la storia di Villa del Seminario e se ce l'accenni brevemente. Certo, allora la storia di Villa del Seminario in realtà è sempre stata un po' accanto a me, no? Nel senso che io quando parlo di Le case non ho un personaggio seriale nei romanzi, però ho probabilmente un posto, un luogo seriale. Mm-hmm. Alcuni miei romanzi si sviluppano dal punto di vista della territorialità, mm-hmm, in un certo posto della Maremma, e questo posto io l'ho chiamato Le case. Nella realtà esiste, si chiama Rocca Teverighi, e è il luogo in cui ho abitato, per me è il classico paesello, no? Uh-huh. È il luogo in cui ho abitato fino a 5-6 anni. E già da quell'epoca là, insomma, c'era questa leggenda, tra virgolette, no, del seminario, ne parlavano sempre un po' più di labbra. Nel seminario sono successe cose, e questo muro, diciamo, continua tutt'oggi, no? Negli anni poi ho messo insieme un po' di informazioni, sempre di più, fino a che poi a un certo punto, insomma, ho messo abbastanza a fuoco, ecco, ciò che era accaduto, ovvero il fatto storico reale che tra il 43 e il 44 a Rocca Teverighi, quindi un primato, come viene detto anche in quarta di copertina, mm-hmm, piuttosto sgradevole per Grosseto, ci fu la sigla di un regolare contratto d'affitto tra l'allora gerarca fascista Cheor Corani, capo della provincia, e allora rappresentante della diocesi di Grosseto, vescovo Paolo Galeazzi. Il contratto prevedeva appunto di prendere in affitto la villa del seminario, il seminario estivo del vescovo, e trasformarlo in un campo di internamento in cui, detto in maniera tremenda, venivano stoccati gli ebrei di Maremma per poi essere inviati a Fossoli e quindi ad Auschwitz. Ecco, questa faccenda è rimasta nelle maglie emotive, no, del posto, ma per molto tempo è stata chiusa, insomma, da una crosta di silenzio, che poi, per forza di cose, insomma, con l'istituzione del giorno della memoria, in qualche modo si è cominciato a rompere, no? questo silenzio. Ma io, anche in questi giorni che è uscito il romanzo, ho conosciuto persone che sono nate e tuttora vivono da circa 60-65 anni lì a Rocca Teverighi e non ne sapevano niente. Accidenti. Questo, insomma, sottolinea ancora di più quel clima, no, che c'era in quegli anni, e il fatto che si riuscisse effettivamente a nascondere anche cose così grosse, no? Quello che ti volevo chiedere è, visto che questo romanzo geograficamente, ma anche un po', adesso capiremo perché, a livello di personaggi è collegato alle Case del Malcontento, quando hai scritto Le Case del Malcontento, immaginavi già che avresti diciamo potuto agganciare questa storia, o è una cosa che è venuta successivamente? No, c'era già nell'area. Okay. Il seminario è tra l'altro citato in un altro romanzo, Cariolanti, sì, diciamo, appunto di quei romanzi che fanno capo a un filone anche vocale, no? Sì. Più agganciato al territorio. E c'è sempre stata la tentazione di provare a scriverne qualcosa. La verità è che
i primi approcci con questa vicenda, con questa storia, per metterla in pagina, perché poi fondamentalmente a me interessava provare a raccontare quel determinato contesto storico dove siamo nel 43, con l'arrivo dell'inverno del 43 che si annuncia ferocissimo, c'è la guerra, c'è la risalita degli alleati, quindi c'è questa febbre, no, del fronte che sta arrivando, che sale sempre di più. Alle spalle del seminario c'è il bosco, no? Quindi con le bande partigiane che si stanno cominciando ad organizzare, e questo posto, questo luogo incastrato là in mezzo, preso in questo triplice scacco in qualche modo, con le privazioni, la fame, insomma, faccio per dire, mio bisnonno nel dicembre del 43 per l'appunto è morto di deperimento organico, cioè fondamentalmente di fame. Quindi razionamento, eccetera, no? E questa nube, questa vicenda, quella fotografia anche storica, ovviamente per forza di cose è suonata fino a oggi, insomma, in casa mia, in molte altre case, in molte altre dimensioni di memoria familiare. E ho avuto la tentazione all'inizio di provare a seguire le vicende di una singola famiglia, di qualche singola famiglia, magari scegliendone. C'è un libro stupendo che è venuto un po' in aiuto a tutti da questo punto di vista, si chiama Il muro degli ebrei, che lo ha scritto Ariel Paggi. In questo volume lui riassume, riporta con dati alla mano, archivi, eccetera, la storia di 174 ebrei, appunto, della zona di Maremma, e molti dei quali sono transitati anche da lì, anche dalla guida del seminario, prima per partire per Auschwitz. Però poi mi sono reso conto che rischiavo di entrare in un labirinto, appunto, di vicende che mi faceva perdere forse di vista proprio il gesto che cercavo nel romanzo, e quindi provare a... E' a quel punto che ho deciso di raccontare la mia storia, vicino a molte, spero, tra quelle che sono transitate là dentro, viste dal punto di vista, per l'appunto, di un ciabattino di paese, un personaggio di 50 anni che è sempre stato a guardare e che poi a un certo punto si ritrova, per forza di cose, a confrontarsi con la storia con la S maiuscola e a ridimensionare il suo sguardo sul mondo, ma soprattutto su se stesso. Sì, questo è uno dei temi del libro, no? Il rapporto fra una vita, non dico contemplativa, però insomma una vita più passiva e una vita di azione, ma anche, come spesso succede nei tuoi libri, il discorso dell'impossibilità di definire dei personaggi come completamente cattivi o completamente buoni. Questo è sempre un altro tema, insomma, che ricorre. Volevo soffermarmi un attimo appunto su René, sul protagonista, che fa il ciabattino, e il suo mestiere è un elemento principale del libro, fondamentale, uno snodo narrativo, cioè uno dei motivi per cui anche lui viene in contatto con Villa del Seminario, però è anche un po' un suo modo di essere, cioè spesso capita che la cosa che facciamo per vivere, non sempre, però insomma, spesso capita, ci corrisponde anche come sguardo sul mondo, no? Ci permette di avere dei punti di vista privilegiati o meno sulle altre persone. E tu racconti a un certo punto che per René essere un ciabattino gli permetteva di capire un po' di più delle persone proprio dal modo in cui consumano le proprie scarpe. Questa è una cosa molto interessante alla quale non avevo pensato, ma che trovo che sia molto vera anche adesso, che forse l'utilizzo del ciabattino è adesso si tende a buttare di più. Invece, insomma, all'epoca era, fino anche a non troppi anni fa, era una figura fondamentale, perché insomma permetteva di dare nuova vita a un oggetto che uno usa in continuazione. Come mi racconti un po' questo punto di vista del ciabattino sul mondo? Beh, sì, René è nato quasi spontaneamente, nel senso che mi piaceva innanzitutto un personaggio un po' passivo, nemmeno passivo, trattenuto. Ecco, René è un cinquantenne, è uno che per via di un incidente, è venuto in tenera età, 12 anni, ha perso 3 dita al tornio, e questo essere un storpio della mano destra lo ha tenuto sempre un po' fuori dai giochi. Non ha fatto la prima guerra, non ha mai avuto una moglie, una famiglia. L'unica contemplazione vera che ha, emotiva, è quella nei confronti di Anna, la vicina di casa, alla quale però, che è vedova della prima guerra, che ha un figlio, e poi magari racconteremo questo innesco. René
dicevo, vive trattenuto, ha sempre vissuto trattenuto. E questo lavoro, il fatto di aggiustare le scarpe, anche perché siamo in un momento storico in cui, per esempio, la guerra è una di quelle, in quel caso, molto combattuto anche con i piedi, ecco. Mm-hmm. E lì legge le persone attraverso il modo in cui le persone consumano le scarpe. C'è chi va più davantiede, c'è chi viaggia a papera, c'è chi dà di calcagno. E il suo leggere, ecco, il modo di camminare nel mondo dei paesani gli fa avere un'idea, no? Una suggestione su quello che può essere il loro carattere. Ma poi fondamentalmente, nel caso specifico di René e della vicenda di Vire del Seminario, si parla di simbolicamente, diciamo così, ora analizzo un po', di provare ad aggiustare le scarpe di un posto per il tentativo di insegnare di nuovo a camminare, ecco, a questo posto, la gente di questo posto che lo abita, con un punto di vista sulle cose e sulla storia diverso rispetto a quello in cui sono rimasti intrappolati. C'è, oltre, diciamo, alla storia di Villa del Seminario specifica, c'è appunto tutta quella galassia, tutto quel mondo dei partigiani, delle bande partigiane, che tu racconti attraverso questi personaggi, e che è un mondo estremamente variegato, di cui si è parlato tanto, a volte nel bene e nel male, però sicuramente è un mondo molto sfaccettato, e vorrei che mi raccontassi un po' come ti sei documentato, cosa hai letto, insomma, delle cose su di loro, se ci sono delle particolarità specifiche del posto, del luogo, di come i partigiani vivevano quel luogo. Beh sì, quello sicuramente fa parte proprio di una passione, anche un contesto storico. Non è la prima volta che ci vado a cadere, no? In quel frangente. Mi sono divertito poi a inserire all'interno del romanzo anche dei personaggi, degli eroi, molto giovani, spesso molto giovani, giovanissimi, che ci appartengono nel territorio, intendo la Maremma, no? Si parla di Boscaglia, un ragazzo che ha 19 anni. La sua vicenda è vera, assolutamente vera. Okay. Come è vera la vicenda di Norma Parenti. Quindi sono storie che sento e che ho letto e che leggo da più o meno tutta la vita, insomma. Il fatto di René è che, con questo suo essere un po' passivo all'inizio della storia, si accorge e scopre che c'è un movimento di ragazzi giovani, di sangue nuovo, che probabilmente intuisce nel futuro un orizzonte diverso. Lui si interroga molto da questo punto di vista, no? Si chiede: ma cosa vedono questi ragazzi? Cos'è che li spinge ad andare nei boschi, al freddo, a rischiare la pelle, anche dei propri familiari se vengono presi? E ciò che effettivamente accade, lo accennavo prima, al figlio di Anna, della sua vicina di casa, di cui è segretamente innamorato. Edoardo lo credono in guerra, lo credono al fronte, invece un bel giorno si viene a sapere che è stato catturato con una banda di ribelli e che è stato fucilato sul posto. Anna viene travolta da, ovviamente, un fiume di dolore, e a un certo punto decide di reagire alla morte del figlio, è rimasta sola al mondo sul serio, decide di reagire continuando ciò che il figlio aveva cominciato, si arruola anche lei nelle bande partigiane. Però lascia René un compito, ed è a questo punto, no, che René, da osservatore della storia piccola e della storia grande, è costretto a prendere le sue prime scelte. C'è un punto in cui siamo dentro a Villa del Seminario, e c'è un momento in cui tu scrivi, la scena è quella appunto di René, c'è un soldato, Simone, che è un altro personaggio importante, non diciamo poi bene perché, e c'è invece un altro personaggio che è un personaggio di passaggio, ma che fa una cosa specifica. René scambiò uno sguardo con il Lungarone, che è questo personaggio alto, e d'un tratto successe una specie di miracolo. L'altro arrivò a sorridere, o qualcosa del genere. A darsi retta, il calzolaio sarebbe scoppiato a piangere. Ingoiò quelle pieghe come un pezzo di pane che rimette al mondo. Basta quello, si disse. Era arrivato al punto che le privazioni, le angosce e le botte si risanavano con un uomo che lo guardava, sorrideva appena. Ecco, questa cosa mi ha fatto un po' pensare alla dimensione dell'umanità in un ambiente disumano, che sicuramente è un altro argomento che
che viene fuori, è una cosa che si pensano quando si immaginano questi posti dove sembra che qualsiasi segno di umanità sia stato, sia dimenticato, sia cancellato volutamente. E mi è piaciuta molto questa riflessione che tu fai attraverso questo personaggio, questo piccolo dettaglio, questo accenno appunto di umanità, che poi è quello che permette alle persone di andare avanti. Sì, c'è questo momento in cui René, per una serie di motivi, insomma, sì, si ritrova all'interno della villa del Vescovo, che appunto in parte è stata trasformata in campo di concentramento, anzi in campo di concentramento, ma un'ala è da gestire, no? È gestita come ostello, diciamo così, per i prigionieri politici. Anche René si trova rinchiuso e tutte le privazioni che si trova ad affrontare lo portano a cercare i piccoli gesti, no? A dare un peso vero, una luce diversa, una luce importante alle piccole cose, come appunto quello scambio con il giraffone, l'ungarone, insomma la perdita che accompagna Simone. Citando Simone, per l'appunto, sì, è un personaggio molto importante, anche in questo caso si parla di un ragazzo giovanissimo, esatto, un ragazzo dell'esercito regolare che si ritrova come molti, anche lui, sotto quel triplice scacco di cui si parlava prima, perché si accorge che via che passa il tempo, con l'arrivo della Wehrmacht, dei tedeschi, insomma, in questo borgo che è sempre più schiacciato da sotto, dal fronte, da sopra, dai partigiani, in mezzo dai tedeschi, appunto, si accorge di essere dalla parte sbagliata, no? Nell'uniforme che non gli appartiene, e cerca insieme a René, diciamo, si confida, no? Rischiando molto. Cerca di combattere anche lui la sua resistenza andando all'interno, e questo lo porteranno. Questo passaggio è accaduto a molti, insomma, no? di essere travolti anche lui a suo modo dalla storia con la S maiuscola, e che ti rimette poi al mondo con un'identità diversa. Il tema dell'identità torna spesso, René stesso al secolo, Renato Cappelli, detto da tutti René, però chiamato in tenere età pistola per il discorso della mano con tre dita meno, poi successivamente Sette Bello. Con la spietatezza del paese che no, va a toccare dove ti fa più male, e successivamente sarà anche ribattezzato Maciste. E questo suo cambiare nome è un po' come cambiare diverse pelli, e anche in questo caso torna il tema della propria identità nei confronti di ciò che ti sta intorno, no? Dove, come ti riaggiusti, come ti ricollochi nel mondo alla luce di informazioni che prima neanche sospettavi. E, senti, il libro è uscito a gennaio e hai fatto già, credo, un po' di incontri, un po' di presentazioni. Visto che questo è un argomento, è un periodo storico, un contesto che tocca molto il nostro paese, o almeno spero che lo tocchi ancora, insomma, perché se no sarebbe un problema grosso. Che tipo di reazioni, di incontri? Prima hai citato un pochino il fatto che alcune persone che abitavano in quelle zone non sapevano di questa storia, ma che altri incontri, che altre storie sono venute fuori dalle conversazioni su questo libro? No, sì, capita spesso anche in luoghi apparentemente proprio distanti, una cosa di far capire che magari, ora parlavamo del giorno della memoria, sì, e ci sono tantissimi eventi, no? Come giusto che sia, un'istituzione mondiale che ci obbliga a guardare questo inciampo dell'umanità, no? In modo che non accada più roba del genere. Poi, paradossalmente, guardi accanto a casa tua e vedi questi pozzi di silenzio, no? Come nel caso di Villa del Seminario, che porta alla luce anche nuovi fatti. Io, nello specifico, per esempio, quando ho consegnato questo romanzo, è andato un po' da sé, no? L'idea di farlo uscire intorno a quella zona là, appunto il 25 di gennaio, visto il 27, cioè entrare in questo dialogo, ecco, mondiale. Mi sarebbe piaciuto, tra l'altro, fare la prima presentazione proprio lì, nella villa del seminario, nella villa del Vescovo, che è abbandonata, a Rocca Tederighi. Mi sono subito mosso, no? Mi sarebbe piaciuto, tra l'altro, con l'occasione del romanzo, fare una giornata proprio lì, un po' di
sulla memoria che coinvolgesse, che ne so, attori, poeti, pittori, musicisti, no? Cioè, un po' una giornata al di là del mio libro, no? E nel momento in cui mi sono interessato, ho chiesto, mi sono, ora non, magari non faccio il nome, ma insomma ho cercato sostegno da un polo scientifico, tra l'altro si occupa di temi della resistenza, memoria dell'età contemporanea, eccetera, mi è stato risposto che purtroppo dovevano declinare l'offerta perché non volevano avere frizioni con la diocesi di Grosseto, no? Quindi in prima persona ho toccato anche quanto questo tema, questo elettroshock, no? che si è consumato lì, in realtà è ancora un po' vivo, insomma, abbastanza vivo, ecco. Inoltre, durante gli incontri sono venute fuori delle piccole bestialità del tipo che fino a prima del 2005 nel campo dell'estivo del Vescovo si continuava tranquillamente a portarci i ragazzini a farci campi solari estivi, no? Calpestando anche un po' la sacralità di un luogo che, quando succede una cosa del genere, in qualche modo, no? L'anima del posto, no? E anche tutto ciò che è collegato alle memorie di gente che c'è transitata dentro andrebbe un po' più, no? Sacralizzata, forse, no? E così via. Ci sono poi molti scambi tra esperienze di persone che la cosa più interessante forse è vedere come cambia agli occhi di qualcuno che vive in un posto e che si accorge che quel posto è anche un'altra cosa, insomma, perché l'aspetto geografico esterno ti timbra, no? Dentro, cioè, certo. Ti appartiene al luogo che ti definisce, e poi quando scopri anche una b-side di questo luogo, diciamo così, ti porta, certo, a fare un po' conti anche con te stesso, no? Certo, certo. Le cose. Sì, tra l'altro mi è venuto in mente anche tutto quel mondo legato a ciò che è successo in Sud America rispetto ai desaparecidos e a quei luoghi, certo, che molti non sapevano essere dei luoghi di prigionia, appunto delle persone che venivano rapite e portate, insomma, proprio i prigionieri, diciamo prigionieri politici, proprio nascosti in sotterranei di luoghi che non si immaginava. Uno, insomma, stadio diventa un inferno, esatto, un seminario diventa un inferno. Esatto, esatto. Io mentre parlavate sorvolavo con Google Maps Rocca delle Righi, e effettivamente tutti questi boschi, tutti questi rilievi, sto andando proprio non con lo Street View ma su Via del Seminario, ci potrei tornare anche a memoria, e volevo appunto sapere i riscontri, però a questo punto c'è stata già questa risposta. È proprio evidente che il territorio parla e proprio racconta anche attraverso questi... Sì, la conformazione geografica proprio. È certo, proprio parlante. Sì, sì. Non so se possiamo però annunciare una prossima presentazione che vi vedrà coinvolti. Non so se lo sa neanche Sasha. Assolutamente sì. Assolutamente sì, sì. Adesso mi devo ricordare la data io, perché mi hai presa la sprovvista. Perché forse se la ricorda lui. Bravissimo. Il 6 marzo, sì, saremo alla libreria Tra le Righe, che è una libreria, insomma, del cuore di Letture Metropolitane, proprio per parlare di questo libro, io e Sasha, finalmente una presentazione dal vivo, davanti alle persone, sono molto contenta. Beh, pure qui siamo anch'io, davanti a delle persone. Vabbè, nel senso, guardandole in faccia. Quindi c'è anche un link, un ipertesto a questa, esatto, intervista audio, se volete, appunto... Ci vediamo lì. Allora, grazie mille Sasha. La tua seconda scelta musicale è sempre in qualche modo collegata a quel mondo. Ce la vuoi raccontare? Beh, sì, qui si parla di una scelta di Tascalica, probabilmente. Mm-hmm. Insomma, si parla di mondi nel mondo partigiano. Pezzo è tratto da... non mi ricordo il titolo di quel tour. Dei CSI, però, che riguardava anche comunque l'evocazione di Fenoglio, no? Uh-huh. Sì. Aspettate che adesso dovrebbe essere Giovanni. La terra, la guerra, una questione privata. Bravissimo, ecco. Che giustamente, non lo so. Mi sa che ti è partita la canzone. È partita la canzone, esatto, ok. Sì, vai. E quindi? Vai, raccontaci bene perché l'hai scelta.
guardali negli occhi. No, sì. Perso. No, no, è sicuramente un'evocazione di quelle atmosfere, no? Anche la presa di posizione di questi ragazzi di cui si parlava prima, questi ragazzi giovanissimi che si riunivano in bande e che hanno tentato, no? E che poi hanno costruito un mondo diverso. Beh, sicuramente sì. In questa canzone si parla, vibra molto questo sentimento, mi pare. Assolutamente, ce l'ascoltiamo allora, guardali negli occhi. Grazie mille Sasha Naspini, a presto. Grazie a voi, ciao, alla prossima. Grazie.